Salve, salve a tutti, siamo qui nella chiesa di San Michele Arcangelo, la chiesa parrocchiale, la chiesa madre della parrocchia del comune di Platania. Io sono Don Giuseppe D'Appa, sono l'amministratore parrocchiale e oggi è un giorno di particolare commozione e di festa per la nostra comunità. La statua della Madonna Immacolata che vedete alle mie spalle è una statua antica del 1800, che oggi è ritornata nel suo splendore dopo un accurato restauro, un restauro desiderato e voluto dal popolo, da una porzione numerosa di popolo e con l'impegno della Proloco di Platania. Abbiamo appena terminato un momento di preghiera molto, molto bello dei Vespri, con i Vespri la benedizione della statua. La statua prima era posizionata, è sempre stata posizionata nell'antica chiesa dell'Immacolata, che adesso è fatiscente e diroccata, che si trova nel cuore del paese vecchio, questa chiesa che vedeva il popolo radunato in particolar modo durante la novena dedicata all'Immacolata, che iniziava proprio come domani mattina. E molti, molti raccontano la loro esperienza, il loro ricordo di questi 9 giorni e poi di una festa molto partecipata all'Immacolata Concezione. Quindi il popolo platanese, la comunità parrocchiale è fondamentalmente una comunità mariana, una comunità con una bella devozione mariana. Qui anche nella nostra comunità parrocchiale, nella nostra parrocchia abbiamo una chiesa dedicata alla Madonna del Riposo che si trova proprio fuori paese, in campagna, e questo denota ulteriormente la devozione mariana di questo popolo. La statua appunto è di fine 800 ed ha avuto un primo restauro. E poi è stata per diversi eventi, è stata custodita e poi l'anno scorso il parroco precedente, fautore di questa iniziativa, Don Claudio Piccololongo, che attualmente si trova missionario in America, ha deciso di farla restaurare. Così alla fine di quest'anno abbiamo terminato questo lavoro e oggi abbiamo potuto accogliere di nuovo questa statua e domani, insieme al popolo, iniziare la novena alla Madonna con l'effigie nuova. Ecco, vi invio, mando la benedizione del Signore per intercessione della Madonna anche a voi che ci avete seguito tramite questa trasmittente televisiva. Vi ringrazio e arrivederci.